abbiamo calcolato la densità di questo tappo di legno e ci chiediamo se veramente può essere fatto di sughero. Qui abbiamo una tabella con le densità di vari materiali, andiamo a vedere il sughero, sono 240 kg al metro cubo, che facendo l'equivalenza corrispondono a 0,240 grammi al centimetro cubo. Questo è il valore che ci attendevamo, il valore riportato sui libri o anche in internet. Ora ci chiediamo se questo valore atteso è compatibile con la nostra misura sperimentale. Ricordiamo che il valore sperimentale che abbiamo trovato non è un valore unico, ma è un intero intervallo che va da 0,45 a 0,63 grammi al centimetro cubo. Se fosse veramente di sughero, la densità del sughero, 0,240 grammi al centimetro cubo, dovrebbe ricadere qua dentro, invece sta fuori, sta a sinistra dell'intervallo. Quindi la nostra misura sperimentale ci indica che il tappo non è di sughero, perché non contiene all'interno dell'intervallo di misura la densità conosciuta del sughero. Sarà di un altro legno, un altro tipo di legno più pesante, più denso. Ora facciamo un altro esempio simile, immaginiamo di aver misurato un altro oggetto, la sua densità e abbiamo trovato questo valore, cioè questo intervallo, 8,2 più o meno 0,8 grammi al centimetro cubo, vuol dire un intervallo che comprende tutti i valori tra 7,4 e 9,0. Questa è la nostra densità sperimentale e ci chiediamo che materiale può essere quello che costituisce questo oggetto nostro, cioè quali sono i materiali che hanno densità comprese qua dentro. Andiamo a vedere la tabella e vediamo che tra 7,4 e 9,0 grammi al centimetro cubo troviamo tre materiali, tre metalli, troviamo il ferro, l'ottone e il rame, che hanno densità 7,86, 8,50 e 8,96 se vengono espresse non in chili al metro cubo ma in grammi al centimetro cubo. Quindi con le densità comprese in questo intervallo c'è il ferro, c'è l'ottone e il rame. Quindi la risposta è: il nostro oggetto può essere costituito da questi tre metalli, perché tutti e tre hanno densità che rientrano all'interno del nostro intervallo di misura sperimentale. Invece il tipico errore che fanno sempre gli studenti è di guardare soltanto il valore centrale dell'intervallo, 8,2, e rispondono che l'oggetto è di ottone perché l'ottone è il valore che si avvicina di più a 8,2. Questo, ripeto, è sbagliato perché non bisogna guardare il materiale che ha la densità che si avvicina di più, ma bisogna guardare tutti i materiali che hanno densità comprese nell'intervallo di misura trovato. Siccome i materiali che hanno densità comprese sono tre, ferro che sta qua, l'ottone e il rame, allora la risposta è tutti e tre questi materiali possono essere quelli del nostro oggetto.